Benvenuti e benvenute, siamo alla seconda puntata della serie Hammer of Fury. Nel primo episodio eravamo giunti al villaggio in cui ci troviamo ora e avevamo anche svolto una prima missione che ci era stata affidata dal sindaco. Dovevamo ritrovare la mamma del ragazzo che vedete qui, quello con il punto di domanda rosso sulla testa. Questo stesso ragazzo poi ci aveva affidato una seconda missione, e cioè partire alla ricerca di suo fratello, che si era avventurato all'interno di una caverna e che non aveva fatto ritorno. Ora ci stiamo dirigendo nel luogo in cui pare sia scomparso questo ragazzo disperso. Eccoci qui, la stessa caverna in cui eravamo entrati per recuperare il pezzo mancante del portale e salvare la mamma del fabbro. Se non mi ricordo male, in queste caverne c'era una zona a noi preclusa perché il passaggio era ostruito da una frana. Vediamo, penso che si continuerà a partire da quel punto. Intanto liberiamoci dei nemici, facciamoci strada. Ok, siamo arrivati al punto in cui ci eravamo già spinti. Oltre quella frana, se non mi ricordo male, non potevamo andare. Quindi questa è una nuova zona delle caverne. Vediamo se abbiamo qualche equipaggiamento nuovo, tipo l'elmo, per esempio. Ok, possiamo proseguire. Ho equipaggiato un'arma nuova. E siamo saliti nuovamente di livello. Stiamo diventando sempre più forti. Ma d'altra parte è anche, addirittura due. D'altra parte stavo per dire, è anche normale, perché più il livello è basso e più velocemente si diventa forte. Vedremo quando saremo a livelli tipo 20, 30 e così via. Ah, abbiamo trovato il fratello del... eccolo qui. Runark, l'abbiamo trovato.
Praticamente è venuto a recuperare delle cose per la madre e poi gli slime lo hanno bloccato nella caverna. Ok, direi che siamo a posto, possiamo tornare al villaggio. Ma lui rimane qui. Beh, vabbè, tornerà da solo. Noi entriamo nel portale. Ok, torniamo al villaggio. E parliamo con il fabbro. Grazie per averlo trovato. Runark mi ha chiesto di farti avere questo. E se vuoi armi e altri oggetti, vieni nel nostro negozio. Puoi scommetterci. Allora, vediamo. C'è pieno di persone che ci vuole affidare missioni, a quanto pare. Beh, intanto salviamo. Che male non fa. Ah, anche la bambina. Che facciamo? La bambina, via. Andiamo dalla bambina, ci ha salvati. Ok, la mamma di Bianca, Irene, ha invitato Thamos a cena. Una volta tanto. La mamma vuole ringraziarti per avermi salvata. Mi ha chiesto di chiederti di venire a cena. Bene, vengo volentieri, devo portare qualcosa? No, non devi portare niente. Ci hai già fatto il dono di avermi tenuto al sicuro. Che carina. La mamma ha detto che era un segreto, ma ha fatto la zuppa di funghi. Ok. Allora, dobbiamo cercare la casa della bimba. Vediamo dov'è. Qui possiamo comprare le pozioni. Ma sì, prendiamone 10, via, che male non fa. Ok. Pozioni a parte, dobbiamo trovare la casa di Bianca. Casa di Irene, eccola lì. Ok, l'abbiamo trovata, perfetto. Questo scrigno l'ho dato a Irene. Il marchio è lo stesso di quando l'ho lasciato. A quanto pare può essere che il nostro personaggio, il nostro eroe, già conosca Irene. A casa tua ci siamo. Thamos, Irene, sei tu? Ah, eh sì, si conoscono. Come sei arrivato qui? Mi chiedo lo stesso. Non posso credere che tu sia il dwarf che ha salvato la mia Bianca. Non avrei mai pensato che fossi la mamma di Bianca. Ok. Vi siete già incontrati prima? Sì. Ci conoscevamo a Shabatai, nel regno di Shabatai, prima che venissi qui nel villaggio. Sì, in effetti ci siamo conosciuti là e silenzio di imbarazzo. Quindi qui frammenti del passato che tornano a galla. Voglio che lasci la casa adesso. Ma mamma l'hai invitato tu, perché lo mandi via? Giusto, la bambina, poverina, cosa ne sa? Calmati, è occupato. Altre cose a cui pensare, di cui occuparsi. Ha ragione, sono in servizio, ma mi avete dato una pausa, mi avete garantito una tregua. Non sei cambiato, sei sempre a lavoro, in servizio. Non c'è nient'altro di importante per te. Ok, quindi ha ringraziato la bambina e l'ha salutata. Spero di rivedervi ancora. Ok,
Non mi sarei aspettato che sarebbe successo. Vabbè, non è colpa tua, non devi neanche preoccuparti. Non devi pensarci. Ok, missione compiuta, anche se già si comincia a intravedere qualche cosa del passato di Tamos. Bene, ragazzi, direi che per oggi possiamo anche fermarci qui. Io vi ringrazio per aver visto il video, spero vi sia piaciuto. Vi invito ad iscrivervi al mio canale, a mettermi un bel mi piace, a commentare, condividere. E noi ci vediamo alla prossima occasione. Proveremo a fare qualche missione di quelle che ci propongono gli altri personaggi. Ciao a tutti!